Luca, all the best. Tocco breve per Gervinio, bella azione del Parma. Gervinio può entrare in area, le sue finte, il suo dribbling va giù. Ma Mazzoleni vicinissimo, fa subito segno che si prosegue. Mazzoleni su suggerimento di Aureliano va a vedersela lui, deve decidere lui. Queste le immagini, sulla destra Aureliano che le guarda. Calcio di rigore. Parte inglese. La sua conclusione e il Parma in vantaggio all'undicesimo minuto. De Paul che cerca l'inserimento di Strigger Larsen, grande palla, Strigger Larsen. La palla è fuori, la migliore occasione finora per l'Udinese. Inseguito da D'Alessandro, le finte di Biabiani che può andare sul fondo, il cross verso Inglese che controlla e gira verso la porta, Musso. Fofana che potrebbe restituire palla a Okaka, Okaka in mezzo all'area, in mezzo a tre avversari, poi Lasagna, palla che resta lì, Okaka, e c'è il pareggio dell'Udinese con Stefano Okaka. Prende velocità Gervinio, Gervinio arriva al limite dell'area, poi il tocco per il tiro di Biabiani. Pallone buono per Strigger Larsen che va al cross, Lasagna che stacca bene, ci arriva sempre, palla ancora lì, traversa di De Paul, si allarga Okaka, torna sulle sue idee, poi va da De Paul che cerca di piazzarla e l'aveva piazzata molto bene. Può partire Stulaz che mette in movimento Gervinio che può partire in velocità, Gervinio, Gervinio, Gervinio contro Musso, Gervinio lo lascia lì, Gervinio, e il Parma è nuovamente in vantaggio con Gervinio. Palla che resta in area, la lontana Bruno Alves, arriva poco, arriva anche De Paul, il palo dopo la deviazione di Sepe, Lasagna c'è la deviazione. Il Parma sbanca la Dacia Arena, 2-1 in favore della squadra di D'Aversa.